Vi ricordo sempre che prima di andare via lasciate contatti e o contanti sotto al gazebo. Alle 21.15 di nuovo continuiamo a parlarne con Tommaso Montanari alle 20 pietre. Ora inviterei Stefano Brugnara ad intervenire. Grazie Stefano. Prova a stare nei tempi, prego. Proverò, anche perché diciamo non voglio abusare della vostra resistenza, cosa di cui c'è tanto bisogno in questo periodo, e quindi cerchiamo di usarla nel migliore dei modi. Ma intanto io voglio dire che questo è un periodo in cui stanno succedendo tante cose belle, tante cose importanti, e è vero che ci sono le difficoltà, siamo qui a parlare di una situazione culturale, di una situazione politica che abbiamo descritto, e Montanari ha descritto benissimo come difficile e piena di difficoltà, però questo è anche un periodo che ci deve dare fiducia, speranza. Veniamo da una manifestazione, quella di sabato scorso, straordinaria. Straordinaria per la partecipazione, ma straordinaria, consentitemi, anche per come si è arrivati a quella manifestazione. Io non mi sono presentato, sono presidente dell'ARCI di Bologna, e pochi giorni prima di quella manifestazione, insieme a un'altra decina di organizzazioni associative e sindacali, abbiamo firmato un appello in cui abbiamo chiesto al sindaco di questa città di trovare una soluzione per la BA, e abbiamo proposto anche di intraprendere un ragionamento articolato e più profondo sul tema degli spazi, che significa aggregazione, cultura, socialità, spazi pubblici. Il fatto che siamo riusciti a far convergere queste organizzazioni, c'era la Camera del Lavoro, c'era Ampi, c'era Libera, siamo riusciti, diciamo, insieme a difendere la causa di un'esperienza che è nata in uno spazio occupato, e credetemi, per una realtà come l'ARCI questo non è un fatto scontato. Abbiamo avuto anche al nostro interno una serie di rimostranze da questo punto di vista, inevitabilmente, ma è giusto che ci siano punti di vista diversi su questo tema, però siamo riusciti insieme, mettendoci in gioco, anche assumendoci delle responsabilità, magari anche con un pochino di coraggio. Insieme anche c'era anche la firma di Vincenzo Brana del Castro. Insomma, abbiamo costruito un cartello largo su una causa non scontata, non banale per realtà come la nostra, e siamo andati a quella manifestazione vivendo quel grande momento di partecipazione con l'orgoglio di aver sostenuto una posizione anche difficile, però frutto di unità, frutto di un'idea comune, la volontà di rilanciare anche un discorso. Il sindaco all'inizio ci ha risposto un po' in malo modo, poi per fortuna abbiamo visto che è un po' corretto il tiro, e siamo contenti, diciamo, che entro 2 mesi al massimo intanto la BA possa avere una casa, ma io spero anche che davvero possa partire quel ragionamento sugli spazi e su una visione più che altro di città, no? Perché alla fine di questo si parla, di cui a nostro modo di vedere c'è bisogno. Perché ho detto questo? Perché succedono cose belle e importanti quando noi riusciamo a essere chiari nei nostri obiettivi, quando facciamo, dicevo prima, noi dobbiamo essere esattamente il contrario di quello che ha portato nella giornata di oggi, credo, al definitivo affossamento della legge sullo ius soli. Cioè, il sondaggio ci dice che quella è una battaglia che non fa bene, anche se è una battaglia sacrosanta di civiltà. Questo doveva essere l'ultimo anno scolastico in cui fianco a fianco si trovavano ragazzi che hanno vissuto lo stesso percorso di vita, la stessa esperienza di vita, hanno la stessa, vivono le stesse storie, vedono le stesse cose, ma sono diversi tra di loro in maniera inconciliabile, perché non hanno gli stessi diritti. E non sarà così, perché si è scelto invece di seguire, diciamo, quello che dice il sondaggio, appunto, quello che è conveniente dal punto di vista di una politica politicista. Ecco, noi dobbiamo essere il contrario di quella cosa lì. Se noi vogliamo essere convincenti, se noi vogliamo che le persone partecipino alle nostre battaglie, bisogna che siamo davvero convincenti. Noi in un periodo di emergenza culturale, come è già stato detto, stiamo provando anche a rimetterci in discussione, lo facciamo assumendo delle posizioni come quella che dicevo prima, ma abbiamo deciso anche di, ad esempio, ed è un tema dirimente di questi tempi, abbiamo deciso di occuparci direttamente di accoglienza di migranti, e non certo perché, come suggerisce la volgarità di pensiero di alcuni, sia una questione di business, ma perché questo ci consente
di entrare nel vivo delle contraddizioni che anche dentro i nostri spazi, dentro i nostri circoli ci sono. Allora noi cerchiamo nel fare accoglienza, nel costruire diciamo un dialogo, nel condividere esperienze di vita con le persone che accogliamo, portandole dentro i nostri circoli, cerchiamo di, come dire, dare un contributo perché si formi questa nuova identità che nostra, che non potrà che essere il frutto, diciamo, di un appunto incontro, di una messa nostra in discussione rispetto a quello che siamo, a quello che potremo essere, quello che saranno i nostri figli tra qualche anno. Allora, diciamo, sto quasi finendo il tempo ed è anche un bene. Io mi sono permesso di dare questo così. Di dire queste poche cose per ribadire il fatto che bisogna che siamo davvero coraggiosi, però abbiamo, per tornare a quello che dicevo all'inizio, io credo un'autostrada davanti, o se preferite abbiamo campi aperti da poter coltivare, perché a me ha dato molta e dà molta fiducia, come è successo il 4 di dicembre, anche lì c'era stata una battaglia chiara e abbiamo avuto il coraggio di combatterla, l'abbiamo vinta, e così come in altre occasioni, insomma, se noi saremo chiari, se noi sapremo dire con chiarezza chi siamo, dove vogliamo andare e non ci faremo, diciamo, traviare dall'ansia del tatticismo, del posizionamento fino a se stesso, io credo che potremo fare grandi cose. Da questo punto di vista il compito di organizzazioni come quella che rappresento è quello di essere un pungolo costante, di provare a portare delle idee, dei contenuti, lo faremo volentieri ogni volta che ci verrà richiesto, con grande umiltà ma anche con grande determinazione. Grazie di essere qui.